Buongiorno, eccoci qua e nuovamente con Sor Lucia, come ho annunciato precedentemente nell'altro incontro, a raccontare la storia delle suore apostole del Sacro Cuore di Gesù, grazie, qui a Casa Solievo. Sor Lucia, come è avvenuto questo incontro con Padre Pio e come mai Padre Pio ha voluto proprio voi qui a San Giovanni Rotondo nell'opera della Casa Solievo? Ecco, le suore apostole del Sacro Cuore di Gesù, lo dico in breve, arrivo subito alla conclusione della loro presenza, erano già presenti qua i primi anni del Novecento, erano giù in paese, in un ambiente che loro chiamavano l'ospedaletto, dove c'erano degli anziani, quasi tipo casa di riposo, e le suore avevano anche una scuola di ricamo e di cucito e facevano anche educazione alle ragazze. Queste suore, con l'arrivo di Padre Pio, venivano a piedi su dal paese, andavano a confessarsi da Padre Pio. Poi ci fu la guerra e per motivi economici la congrega diocesana per i religiosi non aveva più la possibilità di sostenerle, quindi per motivi economici le suore hanno dovuto andare via. E quando sono andate l'ultima volta a confessarsi con Padre Pio e a salutarlo dicendo che andavano via, tristemente, Padre Pio gli ha detto: "No, andate, ma non vi dispiacete, perché presto tornerete in un grande ospedale." E le suore sono partite, nessuno più ci pensava. Poi Padre Pio ha l'idea in cuore di realizzare appunto questo ospedale. E mentre realizzava l'ospedale, pensava che voleva le suore all'interno dell'ospedale. Sappiamo com'è importante la presenza delle Certo. religiose in un ospedale. Quando l'ospedale era quasi a conclusione, arrivavano dagli altri istituti a Padre Pio richieste che volevano venire a lavorare nel suo ospedale, ma Padre Pio rispondeva di no. E invece ci fu la cosa contraria: Padre Pio aveva conosciuto Madre Clelia per via epistolare quando la fondatrice era viva, ma Madre Clelia già non c'era più, era già morta dal 1930, mentre Casa Solievo è stata inaugurata nel 1956. Ma nel 58 la casa era pronta e Padre Pio scrive alla madre generale di allora, Madre Marcellina Viganò, scrive che vuole, no, Madre Speranzina, scrive che voleva 12 suore, almeno per cominciare, nella Casa Solievo, nel suo ospedale, nella clinica, così lo chiamava. C'erano gli esercizi spirituali delle superiore e la generale ha chiesto alle superiore: "Padre Pio da San Giovanni Rotondo ci chiede le suore per la sua clinica, ne chiede addirittura 12. Io come faccio?" Le superiori hanno detto alla madre generale: "Ma a Padre Pio non si può dire di no." Quindi generosamente le superiori hanno cercato di raccogliere un po' di suore, chi si sentiva, e di venire qui in Casa Solievo. Così sono venute il primo gruppetto di suore, che usavano questa cappella come luogo di preghiera e alloggiavano al quarto piano dell'ospedale dove adesso si trova il servizio di endoscopia. Sono venute già per preparare l'apertura dell'ospedale. Ma torno un attimo indietro: quando la madre risponde a Padre Pio che avrebbe mandato le suore, allora si consegnava la posta, il superiore consegnava la posta ai religiosi, chiusa. Padre Pio sfoglia tutta la sua posta, c'è cioè un frate che l'aiuta, arriva la busta della nostra generale, non la apre, mette la mano sopra e dice: "Qui ci sono le suore per la mia clinica", senza aprire la busta. Aprono e c'era la risposta della madre che appunto cercava di mandare le Che suore. bello Quindi arrivano proprio. le prime suore e preparano tutto quello che serviva per l'apertura dell'ospedale. Fanno quasi un inventario di quello che serve, tutta la biancheria, le stoviglie, gli indumenti, tutto quello che poteva servire. E intanto cominciano a preparare il primo personale, perché Padre Pio voleva che le suore, poi anche in un secondo momento, anche le suore hanno gestito la scuola, hanno avuto un ruolo dirigenziale e amministrativo da Certo, sì. sempre all'interno di Casa Solievo. E quindi lui voleva che formassero le giovani, formassero il personale e stessero accanto ai malati. E così è cominciato il nostro lavoro in Casa Solievo. Man mano le suore sono aumentate, è arrivato un periodo di anni in cui erano oltre 40. Poi e lui diceva: "Diventerete numerose come le stelle del cielo." Questa profezia di Padre Pio ancora non la vediamo realizzarsi, perché Ma arriverà, purtroppo arriverà. per motivi di carenza vocazionale generale siamo ridotte anziché aumentare. Però ecco, garantiamo ancora la nostra presenza qui in Casa Solievo a portare quello che Padre Pio voleva, portate al letto dell'ammalato l'amore oltre alle cure. Sì.
Diciamo che come mai Padre Pio ha pensato a noi? Credo per una forte somiglianza, se non quasi comunione di intenti con la fondatrice, perché anche Padre Pio aveva una grande devozione al cuore, al Sacro Cuore, e quindi anche in animo di Padre Pio c'era l'interesse a voler curare il corpo ma salvare anche le anime. Ecco perché chiama l'ospedale casa Anche la sollievo vostra della sofferenza. la sensibilità della vostra madre, E quindi fondatrice. anche cioè, Padre Pio voleva che si curassero i corpi e lo spirito. Quindi, e la madre fondatrice voleva appunto la salvezza. Quindi, credo che sia questo il motivo Sicuramente, fondamentale. Ha lui la conosceva visto, già, no? cioè, quasi una garanzia a quello che era il suo intento, il suo volere, il suo piano, ecco, su quello che lui Tra voleva di questo tanti ospedale. istituti Tra che tanti istituti, volevano, ha ecco, pensato a ha noi, pensato a voi perché a conosceva già, lui sapeva cosa c'era scritto. E sapeva che poteva fidarsi, infatti le suore siamo sempre presenti in ospedale, adesso più con l'assistenza diciamo religiosa, perché le cose sono cambiate, la Certo, sanità è le cambiata, la leggi, tutto pastorale quello, sanitaria è cambiata, quindi è richiesta una presenza diversa, ma che non neghiamo, ci siamo, e ci siamo con il personale, ci siamo con i malati, ci siamo diciamo, a garantire ancora come meglio possiamo Lucia, un questa certo presenza spirito. è fondamentale perché una persona consacrata, un religioso, no, che ha questa forte unione con Gesù, certamente quando accosta ammalato avverte spesse volte anche una carezza, un Sì, sorriso, sì, danno una speranza tale che la persona riacquista quella fiducia che magari già ha perso, pensa di aver sì. Sì, perso, no? Quindi la vostra presenza qui all'ospedale è veramente la nostra fondamentale. presenza è la risposta a quello che oggi l'uomo vuole, vuole persone Ma accanto. io L'uomo di credo che anche oggi. senza di voi questo ospedale non avrebbe senso, non avrebbe, senza religiosi, non Speriamo che non avvenga mai. perderà la sua indole, non so, il suo carisma, Sì, diciamo, è costituzionale la nostra anche presenza, per non è un questo di più, non è un opzionale. E sì. quasi fa parte del DNA di Casa Sollievo, la presenza delle suore apostole del Sacro Cuore. Noi lo preghiamo Padre Pio e anche Madre Clelia, che se nella volontà di Dio questa presenza non venga meno, almeno per quanto è possibile. Almeno lo stare accanto al malato, ai parenti che soffrono, perché quando c'è uno ammalato c'è tutta una famiglia che soffre. E poi c'è anche tutto un personale che si prende cura e se c'è una figura che è un po' come un indicatore di percorso siamo noi, anche senza parlare, il fatto di vederci già per il personale è un po' diciamo una. Lucia, io vorrei chiederti, ma la vita in un ospedale, come non sarà facile vivere qua No, dentro? non è Com'è facile, per però ecco, è una vocazione, è una Sì, è una chiamata, è un dono vocazione. di Dio, non è merito nostro. Quello che noi facciamo è il Signore ce lo permette, ci dà la grazia di poterlo fare. Perché certo stare accanto al malato oggi è più difficile rispetto a prima, perché l'ammalato di oggi ha anche delle idee molto più chiare. Sì, è vero, si fida, si affida, però ha anche delle conoscenze, sa anche di cosa ha diritto, di cosa lui anche ha bisogno. Per cui non sempre si può accontentare in tutte le richieste che il malato fa, però se si danno delle motivazioni giuste, per cui delle cose magari non vengono concesse o non vengono erogate, o un certo tipo di assistenza non è più come quella che il malato si aspetta, perché il malato viene in casa sollievo con un pacchetto di idee già fatte, solo nell'ospedale di Padre Pio dove devo trovare tutto e deve funzionare tutto. Ma non è Non è così. sempre così. L'ospedale di Padre Pio fa parte di un Certo, sistema sanitario nazionale, per cui nazionale. Quindi purtroppo deve anche adeguarsi a dei sì, parametri. entra in queste Però cose, noi sì. cerchiamo, ecco, di attutire gli artriti, facciamo a volte da cuscinetto tra gli artriti, magari diamo delle motivazioni e allora vediamo che il malato si È bello acquieta. così. Ecco. Sor Lucia, adesso casomai qui in questo momento qualcuno ci sta a seguire di qualche ragazza, qualcuno che vorrebbe approfondire di più questo vostro carisma, il vostro istituto, come potrebbe, a chi dovrebbe rivolgersi per fare una giornata con voi, un ritiro?
qualcosa di cui poi può. Vabbè, se la ragazza è di queste parti può rivolgersi anche a me volendo, magari in Sassolievo cerca, noi poi abbiamo un'equipe, la provincia ha creato un'equipe di suore che appunto fanno questo accompagnamento E dove vocazionale. si trova poi magari? Allora, la casa dove possono fare questo è a Silvi Marina, che è la casa provinciale, però poi dipende dalle ragazze dove sono, le suore alcune sono in Alta Italia, alcune al Certo, centro, sì. ci siamo anche noi. Certo, fare esperienze in una comunità di lavoro, per esempio la nostra, È noi non ci siamo quasi difficile, mai in casa, certo. quindi, però ci sono delle possibilità, abbiamo anche degli incontri di orientamento, di discernimento, ecco, vocazionale. Le possibilità ci sono anche tanti scritti di Madre Clelia che possiamo dare. Certo, Dove Madre Clelia si rivolge proprio, infatti abbiamo questa raccolta qui, che Madre Clelia ha diverse lettere, che si rivolge proprio alle giovani, gli dà dei consigli, gli dice se senti una chiamata mettiti in ascolto, ascolta quello che la voce di Dio ti fa dire. E Madre Clelia è una grande maestra di spirito, lei non si distacca dalla parola di Dio, e la prima cosa che consiglia, che lei anche La parola di usa, Dio. dice che sia abbondante tra le vostre mani la parola di Dio, è un mezzo sicuro e non Sì, sbaglierete. Per cui infatti. ecco. Grazie, grazie Sor Lucia. Allora, per Prego. oggi penso che è tutto, con grande dispiacere perché comunque tante cose interessanti che oggi mi hai trasmesso. Ti ringrazio e grazie a nome di Grazie tutti i nostri amici che ci a voi. seguono, che Grazie sicuramente molti di loro hanno fatto esperienza di a voi. questo Adesso in Casa ospedale. Sollievo c'è ogni primo venerdì del mese la giornata eucaristica, Sì, l'esposizione del Santissimo tutta la giornata, quindi. dove le suore si alternano in adorazione e pregano per tutti, non solo per la Ecco, Casa Sollievo, bello. per i malati, gli Sì. operatori, ma per tutto il Quindi tutti mondo. Quindi sono anche per voi. abbracciati, sì. Grazie, grazie di tutto e ti ringrazio. Grazie E a voi. sì, salutiamo i nostri Grazie, cari arrivederci, amici. vi Arrivederci, aspettiamo. ecco, vi aspettiamo qui a San Giovanni. Grazie e buona giornata. Pace e bene.